Che ti avevo detto io che il cinese ti portava il Lukaku rimpicciolito, che è ignonto. Ragazzi, bisogna prenderla un po' a ridere. Ora ci si incazza tutti, io a volte sono il primo ad incazzarmi, ma meglio poveri onesti, mi sarebbe da dire a Zhang, meglio poveri ma onesti, senza andare a raccattare roba nella pattumiera della Juventus. Vedi Cuadrado, non mi vai giù, ragazzi. Cuadrado ce l'ho qui, io non lo chiamerò nemmeno per nome. Quando avrà il suo numero di maglia lo chiamerò il 24. Il 24 oggi avrà giocato bene, il 24 oggi avrà giocato male, qualora di essere il numero 24. Si sta già abbassando il livello. A me Lukaku, lo sapete, io ho fatto la mia battaglia personale, due mesi, battaglia personale, una battaglia per amore dell'Inter. Dicevo sempre che sarebbe stato un investimento assurdo 40 milioni su Lukaku, ma già si sta scendendo di livello, hai visto? Perché poi ora nelle ultime ore sta prendendo sempre più campo il nome di Gianluca Scamacca. Allora, io ti dico, è un giocatore che conosco bene, Scamacca, perché quando era a Sassuolo mi piaceva. Anzi, forse mi avrete sentito anche parlarne bene. Cos'è successo? Con l'andare del tempo ho comunque visto dei difetti importanti in questo ragazzo. Cosa dire su Scamacca? È comunque un giocatore tecnicamente bravo, tecnicamente valido, molto molto forte di testa, molto bravo ad attaccare la porta centralmente, però è un po' lento palla al piede. Cioè, non ha capito, non ha scatto, non ha spunto. Sì, ha un fisico importante, ha una struttura importante. E cosa c'è da dire poi? Che tatticamente non è che sia proprio, non è Dzeko, ecco, a livello tattico non è che ti faccia proprio quei movimenti intelligenti. Faccio un esempio: gol di semifinale Juve-Inter, gol di Dzeko. Ti faccio un esempio di un movimento tattico che un centravanti dovrebbe fare. Il bosniaco taglia in mezzo per togliere un difensore centrale a Di Marco e poi dopo si sviluppa il gol. Cioè, Scamacca questi movimenti non te li fa. Anzi, se il ragazzo romano trova un centrale difensivo, no, che lo porta sulla fascia, che lo sposta dalla parte centrale, dall'area, e lo sposta sulla fascia, lui Scamacca sulla fascia spesso dura fatica a gestire la palla, proprio perché non ha scatto, non ha tantissima lettura tattica e spesso se si sposta sulla fascia perde palla. Però è comunque un centravanti di 24 anni, è comunque un ragazzo che è stato pagato 35 milioni da West Ham, anche se West Ham a quanto pare se ne vuole liberare. Però ragazzi, cioè, te l'ho detto l'altro giorno, ora vediamo se quei 40 milioni li girano verso un altro calciatore. Siamo già scesi di livello, indipendentemente dal fatto che l'investimento di Lukaku poteva essere anche un investimento sbagliato, ma Scamacca non è ai livelli di Lukaku, parliamoci sinceramente. Vedi che sei già abbassato. Io te l'ho detto, secondo me alla fine qui, a parte che lui tenterà di portarti il Lukaku rimpicciolito, che è ignonto, parlo del cinese, Beto, Scamacca, chi, vedi, questi giocatori,
che si devono rivalutare, cioè vedi alla fine poi dove stanno andando? Cioè l'unica certezza che loro potrebbero prendere è comunque Morata, però ragazzi, l'Inter deve sostituire Dzeko e Lukaku, sono 30-35 gol, forse anche di più, cioè serve uno e la butti dentro, e quelli e la buttano dentro, e siamo sempre lì, costano. Quindi o cambi modo di giocare, o giochi molto di più con gli inserimenti dei centrocampisti, o prendi esterni che saltano l'uomo e che creano superiorità numerica, quindi facilitano a sua volta gli attaccanti a segnare, altrimenti io non vedo, ragazzi, soluzioni. Thuram, ve l'ho detto mille volte, io ne parlo da 2 anni, giocatore fantastico, uno strapotere fisico devastante, uno ti spacca le partite, ma non è un bomber da 30 gol. Lautaro Martinez, sì, ha fatto 20 gol, ma ha sempre quei 2 o 3 mesi di blackout, un po' come ce l'ha Inzaghi, perché le squadre di Inzaghi tutti gli anni hanno quei 2 mesi di blackout, tutti gli anni. Quindi serve uno, capito? Serve uno e lì davanti ti sentenzia la cosa, cioè passa la palla, boom, dentro. Un altro ci sta tutti sui coglioni, Icardi, uno Icardi a 10 milioni, è rimasto lì al Galatasaray, un giocatore in quella maniera servirebbe, capito? Oppure ci sarebbe un giocatore perfetto per Inzaghi, potrebbe essere Patrick Schick, ma anche lui non è un grandissimo bomber, ha problemi fisici, però ecco, Scamacca va bene in un roster di 4-5 attaccanti, ma se deve giocare titolare non lo so. Non lo so, ragazzi. Cioè, Poi sì, è stato operato una lesione al menisco. Ce l'ho anch'io una lesione al menisco, non è nulla di grave. Cioè, anzi, oggi addirittura non ti operano nemmeno per le lesioni al menisco, a meno che non sia proprio di un livello importante. Però West Ham se ne vuole liberare. Boh, non lo so. Sono un po' scettico. Cioè, non è. Mi piace un po' Scamacca, ma ragazzi, serve qualcosa secondo me di meglio. Ecco, te l'ho detto. Che cosa ti ho detto dei cinesi io? Ti ho detto, vedrai che ora si vede subito se li vogliono spendere 30, 35, 40. Scamacca vanno lì, prestito, una mountain bike, un set di pentole, ora si ricomincia. Per quello riguarda il portiere, mi è venuto in mente nelle ultime ore. Cioè, io voglio capire una cosa. Te vuoi questo Turbin, come si chiama? No? Io l'ho visto giocare. Sì, è bravino, c'ha sicuramente i suoi margini di miglioramento, ma c'è la Font, quello che era a Firenze, nazionale francese del 99, tra i pali fortissimo, personalità, bravo con i piedi. È andato, non si sa come, è rifinito al Nantes in Francia. Gli scade il contratto tra un anno, con 12-13 milioni lo porti via. Purtroppo, ragazzi, bisogna prenderne atto. Noi ormai non siamo più in grado nemmeno di prendere un portiere da 15 milioni. Poi, Lukaku, anche te, hai rotto i coglioni a questo Instagram che lanci le cose, poi cancelli. Se vuoi parlare, parla. È inutile tu faccia queste bambinate, Romelu. Parla, dici, guarda, all'Inter mi hanno preso per il culo, la Juve mi ha bidonato perché mi aveva promesso un contratto. Parla chiaro, ma cosa sono queste bambinate, Luca? Anche ieri non ti fidare di nessuno lì mentre ascoltavi la canzone. Cioè, facci capire, non me lo. Sei stato bidonato dai cinesi oppure no? Ci vuoi parlare chiaro? Ciao, Inter.